Allora, oggi progetterete un controllo PD più compensazione gravità nello spazio operativo, per cui le richieste del testo sono quelle di avere un organo terminale costante in posizione e orientamento, dopodiché, chiedo scusa, solo l'orientamento, invece muoviamo la posizione, vabbè, di una certa quantità, qui c'è scritto 50 centimetri, o nell'esempio che ho fatto è anche diversa. Facciamo una velocità, un profilo di velocità trapezoidale di una certa velocità, per esempio 20 centimetri al secondo, impostate delle matrici KP e KP diagonale, un certo tempo finale della simulazione, scegliete un millisecondo come passo di campionamento della simulazione. Ok. Vediamo un attimo cosa dobbiamo quindi implementare. Ricordiamoci un attimo la legge di controllo. Questa con sfondo azzurro è la legge di controllo con PD più compensazione di gravità nello spazio operativo. Per cui quello che noi dobbiamo fare è calcolarci l'errore, posizione, orientamento, calcolare lo Jacobiano. E poi implementare questa legge di controllo, usare librerie per calcolare la gravità del manipolatore. Abbiamo visto alcune varianti, in particolare noi stiamo usando lo IACO, per cui abbiamo visto che questa versione non è adatta nel caso in cui il nostro manipolatore sia ridondante. In particolare noi abbiamo visto che prima di tutto possiamo utilizzare, chiedo scusa, un insetto, prima di tutto possiamo utilizzare una versione in cui ritrazioniamo l'orientamento tramite il quaternione e per cui bisogna utilizzare un opportuno errore di orientamento e lo Jacobiano geometrico. Dopodiché abbiamo visto qual è la modifica da fare nel caso dell'inseguimento di traiettoria e non di regolazione. E infine, qual è la modifica da fare se noi ci troviamo di fronte al manipolatore ridondante. Quindi questo è quello che noi ci apprestiamo a fare adesso. Allora, guardiamo il codice, questo è il nostro codice. Vi farò vedere diverse implementazioni della legge di controllo, delle piccole varianti. Allora, uno ho scritto legge classica, adesso vediamo che cosa significa. Un flag uguale 1. Noi andiamo ad implementare questa legge qua nella riga 64, per cui abbiamo G trasposto K più per X tilde, che è diciamo, l'errore di posizione e orientamento, meno G trasposto KB J Q punto, il termine di smorzamento nello spazio operativo, più G, la compensazione di gravità, meno KD per punto, che è il termine di smorzamento nello spazio aggiunti. Nella run successivo, che sarebbe la riga 66, io levo questo termine di smorzamento nello spazio aggiunti per farvi vedere che cosa succede. Come calcolo gli errori? Gli errori ormai l'abbiamo visto già diverse volte, per cui dovrebbe essere abbastanza chiaro. Calcolo la cinematica diretta con la configurazione corrente. Quindi ho la mia brava trasformazione omogenea che porta dalla base all'end effetto. Da questa estraggo la posizione corrente dell'organo terminale e poi estraggo la rotazione e la rotazione utilizzo la funzione rot to quat per estrarre i quaternioni. Quindi questo è posizione orientamento attuali. Quelli desiderati, in questo caso io implemento un trapezoidal, qui sto facendo una variazione di 20 cm lungo X, 20 lungo Y, con un tempo finale di 5 secondi, sono valori ovviamente che sono diversi da quelli del testo, ma è l'ultimo dei problemi, fate quello che vi pare. Come X desiderato per quanto riguarda l'orientamento, invece, al campione iesimo, io copio sempre x desiderato al campione 1, per cui significa che l'orientamento deve rimanere costante a quella che aveva all'istante iniziale. Per cui l'errore di posizione è dato semplicemente dal valore desiderato meno quello corrente, mentre l'errore di orientamento calcoliamo la formula con quattro error, la funzione che è funzioncina per calcolare l'errore.
Calcoliamo lo jacobiano geometrico con la figurazione corrente, per cui dH aggiornato con la configurazione corrente, e poi il controllore. Il controllore che è banalmente questo, soprattutto se noi usiamo la funzione, diciamo, per il calcolo della gravità. A questo punto, e qui finisce quello che dovete fare voi, ma diciamo fa parte della simulazione, c'è la dinamica diretta in cui dovete, in cui non dovete, voi non dovete fare niente, in cui mettiamo la tau in ingresso alla dinamica diretta, dando anche la posizione attuale, la velocità attuale, e questo ci dà l'accelerazione attuale, e poi integriamo e aggiorniamo quindi i valori di velocità e di posizione. Questa è la nostra legge di controllo, e adesso la lanciamo un attimo. Ok. Allora, adesso, prima di vedere tutti quanti i grafici, vediamo un attimo qual è il valore cioè vediamo un attimo una rappresentazione grafica, chiedo scusa, del manipolatore. Allora, la cosa più semplice, il draw robot, cioè voglio vedere solamente i cilindri. Mi dà errore. È nello spazio di lavoro, sì. Allora, che cosa gli manca? Una parentesi tonda gli manca. No, ci sta la parentesi tonda. Ah, sì, gli mancava la parentesi tonda. Allora, vediamo, ho fatto il draw robot, però purtroppo me lo ha disegnato sull'hold che avevo di una figura precedente. Allora, devo rilanciare perché ho fatto un macello con. Allora, facciamo solo il draw robot, poi devo rilanciare dopo la simulazione i plot. Allora, questa è la configurazione iniziale del mio robot, va bene? E poi disegno sullo stesso plot anche la configurazione finale con un hold on. Quindi se voi guardate 20 cm lungo X, 20 cm lungo Y, nello stesso orientamento. Quindi la Z è la stessa, questa è la fine della simulazione. Ora vediamo un po' anche la cosa più importante che sono i grafici, però visualizziamolo. Poi per il progetto d'esame, voi fate la visualizzazione con Coppelia anche dei vostri movimenti, così come ho chiesto anche al progetto per i colleghi di Mechanical Engineering. Adesso ridisegniamo un attimo i plot, i grafici invece con gli andamenti nel dominio del tempo. Allora, vediamo un attimo qui che cosa abbiamo. Allora, noi qui abbiamo la accelerazione e in asse dell'ascissa il tempo, quindi questa è l'accelerazione radiante al secondo quadro. Ovviamente parte da zero e diciamo la traiettoria desiderata, il profilo di velocità trapezoidale finisce t uguale 5 secondi, poi c'è il transitorio finale e poi il robot si ferma. Ok, quindi le accelerazioni diciamo sono nei limiti di quelli che sono fisicamente raggiungibili al nostro robot, quindi non vedo particolari problemi. Queste sono le coppie di controllo e per le coppie posso fare un'osservazione simile, non ci sta nulla, diciamo, che io noti di particolarmente significativo o drammatico eventualmente drammatico in queste leggi di controllo. Poi qui abbiamo invece la posizione aggiunti e la velocità aggiunti. Anche in questo caso, vedete, la velocità parte da 0 e finisce a 0, il suo profilo di velocità non è trapezoidale nel senso che chiaramente diciamo è trapezoidale nello spazio
cartesiano, uno spazio operativo, però poi viene proiettato uno spazio aggiunto tramite la trasposta dello Jacobiano, però è continuo, è dolce ed è all'interno dei limiti del nostro manipolatore. Ovviamente, per sapere se sono andato dove devo andare, devo guardare gli errori. Nel grafico di sopra ho la posizione, l'errore della posizione spesso in metri, che quindi parte da zero. Questo è un profilo di già trapezoidale, poi raggiunge un valore, in questo caso è 2 cm, che sarebbe un valore estremamente alto se fosse un robot industriale, anche lenta la traiettoria, però è un esercizio, e poi torna a t uguale 5. Questo qui è solo il transitorio finale. L'errore di orientamento, se guardate, è molto basso, perché qui è 10 a meno 3, okay? La scala dell'asse Y è per 10 a meno 3. Ok, quindi questa simulazione l'abbiamo fatta senza particolari problemi e è andata, diciamo, così come doveva andare. Quello che voglio vedere adesso è che cosa succede se io mi sbagliassi e dimenticassi di mettere questo termine qui. Quindi il mio manipolatore è ridondante, però io utilizzo la legge di controllo senza tener conto di questa caratteristica, quindi senza il KV. Vediamo che cosa succede. Noi praticamente adesso stiamo dicendo al manipolatore che deve portare a zero un errore nello spazio cartesiano. E anche il termine di smorzamento che abbiamo considerato in questa legge di controllo è solo e tutto nel cartesiano. Per cui quello che succede è che noi di fatto non stiamo controllando nulla nello spazio nullo. E infatti io che cosa vedo? Prima di tutto, facciamo prima l'errore, chiedo scusa. Questo è l'errore di posizione e questo è l'errore di velocità. Allora, la prima cosa che noto è che l'errore di posizione e l'errore di velocità vanno entrambi a zero. Potrebbero essere più puliti i due segnali, nel senso che se fosse un vero progetto, diciamo, di un controllo, sarebbe sicuramente perfettibile, perché ci sono delle oscillazioni, però adesso non è questo che vogliamo vedere. Quello che dobbiamo vedere è: va a zero l'errore? Sì. Ma quindi il manipolatore si è fermato? Beh, no, il manipolatore non si è fermato. E se voi date un'occhiata al grafico di sotto, che riporta la velocità aggiunti, la velocità aggiunti non è nulla. Il manipolatore si è fermato, nel senso che l'organo terminale ha un errore nullo, ma noi stiamo assistendo a una deriva nello spazio nullo, quindi a un moto nello spazio nullo che non viene proiettato nell'organo terminale, perché il nostro manipolatore è ridondante e noi nella legge di controllo non stiamo dicendo da nessuna parte: guarda che tu devi fare attenzione a smorzare anche il movimento nello spazio aggiunti. Da un lato non stiamo usando la ridondanza e dall'altro, diciamo, stiamo ignorando questa caratteristica, per cui il nostro manipolatore avrebbe questo grave difetto di muoversi nello spazio nullo. Ok? Quindi con questo, diciamo, spero che abbiate toccato con mano un'altra caratteristica dell'avere un robot ridondante e ignorarlo, nel senso, quello che vi succede è che potete avere degli effetti collaterali. Adesso, visto che ci troviamo, possiamo anche facilmente implementare una legge di controllo in cui noi, dove sta? Torniamo a questa legge di controllo qui. Cioè, invece di G, io posso provare a compensare anche i termini di Coriolis centripeti. Che cosa cambia? Beh, adesso che io ho il codice, a me non cambia nulla, perché, allora, vi faccio vedere. Con flag 3 io chiamo questa legge di controllo, che è identica alla prima, tranne che qui sto chiamando
la compensazione dei termini sia di Coriolì centrifughi che di gravità. Bene? Quindi il concetto è sempre lo stesso. Quando io conosco il modello matematico, lo compenso in maniera tale da aiutare la ritorsione, aiutare nel senso che sono meno termini di disturbo. Se voi ricordate, quando avete fatto il progetto del PD più compensazione di gravità nello spazio dei giunti, avete notato che era difficile tarare il controllore ed era difficile, se non impossibile, diminuire le interazioni fra i giunti, perché lì avete solamente elevato un termine, ma tutto il resto era presente. Anche qui rimane l'interazione dovuta all'accelerazione, però vediamo noi. Possiamo ottenere comunque dei risultati, diciamo, di controllo soddisfacenti perché stiamo facendo l'ipotesi di compensare il modello. Quindi queste sono le posizioni aggiunte, queste sono le velocità aggiunte e ancora una volta questi sono gli errori di posizione e gli errori di orientamento. Dal punto di vista proprio numerico, questo è un robot leggero che si sta muovendo a bassa velocità. Quindi il termine CQ punto è numericamente anche piccolo, va bene? Quindi non abbiamo levato chissà cosa. Però era facilmente implementabile questa legge di controllo e quindi per divertimento l'ho fatta. Poi, sempre per divertimento, io posso pensare di fare un'altra cosa, di prendere l'errore. Se io so che il G trasposto è una proiezione dal cartesiano allo spazio aggiunti tramite la dualità cinetostatica. E allora, beh, io posso pensare di, in maniera, fatemi dire, quasi intuitiva, dire, vabbè, ma io posso allora proiettare tramite una pseudoinversa. Proviamo a vedere che cosa succede se proietto tramite una pseudoinversa. Guardate, flag 4. Ho messo else e ho messo altri guadagni. Perché ho cambiato i guadagni? Perché quando io passo da pseudoinversa a trasposta, anche nel controllo cinematico, dal punto di vista numerico sono due cose diverse. La pseudoinversa sta mettendo, diciamo, il giacobiano al denominatore, fra virgolette, mentre la trasposta lo lascio al numeratore. Questo significa che numericamente non posso aspettarmi di poter utilizzare gli stessi guadagni. Bene. Ok, e allora con la mia pseudoinversa mettiamo questa volta prima gli errori. Guardate, l'errore di posizione qui è 10 a meno 3, è un po' più basso rispetto a quello precedente perché in questo caso abbiamo fatto una pseudoinversione, quindi è una specie di compensazione. Qui è posizione ai giunti e velocità ai giunti, c'è questo giunto che non sarebbe soddisfacente perché è un po' troppo oscillante, però qua si tratta di giocare un po' con i guadagni per evitare questa oscillazione, non è niente, diciamo, di complicato. E basta, e per il resto anche questa legge di controllo. L'abbiamo, questa è l'accelerazione e queste sono le coppie. Anche questa legge di controllo l'abbiamo, diciamo, progettata in maniera abbastanza semplice utilizzando la libreria già sviluppata. Così, giusto per parlare un po', questo è un aggiunto che sta oscillando abbastanza e dovrebbe essere il settimo in base ai colori, perché è una specie di amaranto. Allora, se io guardo la mia coppia di controllo, adesso la devo zoomare perché questa è vicina allo zero, essendo il giunto più leggero e quasi fermo, mi accorgo che in effetti questa è quasi zero. Ok? Allora, se mia legge di controllo è pulita, da chi viene questa oscillazione? Da dove viene questa oscillazione? Beh, questa viene dall'interazione. E come faccio a diminuirla? Potrei diminuirla agendo sul smorzamento. Bene, quindi sono queste le considerazioni che poi bisogna fare quando si va a fare una taratura fine. Quindi a questo punto diciamo che vi ho fatto vedere quello che mi aspetto da voi, però
Per cui, diciamo, io tranquillo.